Ehi a tutti, sono TheHuge, il meme di YouTube, e ora parliamo di Hocus Pocus, in attesa che esca il seguito dopo tipo 30 anni. Siamo a Salem nel 1693, quando tre streghe, Sara, Mary e Winifred, decidono di rapire una bambina e di dissennarla per tornare giovani e belle, o almeno una, due su tre. Prima di dissennarla, vengono seguite dal ragazzo, cioè dal fratello di questa bambina, il quale intanto ha visto il paese, così da prenderle in breve tempo. E questo ragazzo, anziché essere dissennato, viene tramutato in un gatto immortale, così da portare per sempre con sé il peso della propria colpa, emarginato da tutti sotto forma di gatto nero. Da un gatto nero. Ora tutti lo temono come la peste perché pensavano appunto che i gatti neri fossero streghe travestite, quando in realtà era il contrario. Prima di essere impiccate, attuano una maledizione che le avrebbe permesso di tornare in vita dopo 300 anni, quando una creatura vergine avrebbe acceso la candela della fiamma nera a notte di Halloween. Praticamente partiamo con Encanto al contrario. 300 anni dopo ci troviamo in una classe liceale, quando prima di Halloween viene già narrata questa storia come se fosse l'Ave Maria, e in cui tutti gli abitanti di Salem, città iconica appunto per le streghe, credono tutti come dei bigotti. Tranne Mats Dennison, non Tennison, che venendo da Los Angeles non crede a nulla di queste cose, pensando che sia tutto un complotto per creare commercio. Però questi si innamora, tra virgolette, di una ragazza che al contrario di lui è molto esperta in queste cose, e riesce anche a scambiarsi il numero, cosa che all'epoca era già tanta roba, non come oggi che facciamo un gruppo WhatsApp per tutto e di più. Praticamente questo ragazzo viene perseguitato, appena trasferito, viene perseguitato dai bulli che gli rubano le scarpe e gli rubano anche i dolci, manco fossimo alle elementari, la sera di Halloween quando porta con sé la sorellina. Girando per le case insieme alla sorellina, a culo rincontra la ragazza con cui si era scambiato il numero, Allison, e conoscendo il suo interesse per le streghe, decide di portarla alla casa delle Sanderson, perché fare altro era troppo palloso. Giunti alla casa, Max viene ammonito dal gatto che fa da cane da guardia alla casa. Ma ciononostante decide comunque di accendere la candela dalla fiamma nera, così tanto per apparire coraggioso, a differenza di tutto il primo quarto del film in cui si è calato sotto contro i bulli. I'm to go. Max, no! E così le Sanderson tornano in vita. Dopo che Max è stato usato come parafulmine per sua sorella, decide di evocare la bruciante pioggia mortale, manco fossimo in Dungeons and Dragons, che consiste semplicemente nell'accendere l'accendino e nel far attivare l'impianto di irrigazione antincendio. Così prendono il libro, fuggono insieme al gatto che ora a caso inizia a parlare e vanno al cimitero perché è terra consacrata. E perché le streghe lì non possono metterci piede, ma possono comunque volarci con le scope. Le tre streghe, quindi, per avere rinforzi anche in cimitero, resuscitano l'ex amante di Winifred, che a cui è stata cucita la bocca affinché non rivelasse le verità sulle streghe. Loro scappano e si dirigono verso la festa al municipio, in cui ci sono tutti i genitori travestiti in un ballo in maschera, e cercano di avvisarli della rinascita delle Sanderson, le quali, anziché essere scoperte, fingono di essere tre cosplayer e iniziano a performare una canzone che ipnotizza tutti quelli alla festa, facendoli ballare fino al mattino, after hour. Non avendo più nessuno che se li caga, i tre figlioli decidono di attirarle verso la scuola, perché a scuola ci sono i bambini, a regola, e con l'inganno riescono a metterle in una fornace, ma anziché diventare fumo, loro dopo un po' si riformano dal nulla, perché la candela, come ho detto prima, le mantiene in vita fino all'alba. Quello che sembra aver detto fine, in realtà è solo la quiete prima della tempesta, perché le streghe sembrano morte, sicché Max e Dani decidono di adottare il gatto immortale, Thackeray, e poterlo passare alle generazioni future, visto che è immortale. Però Max e Allison, che sembrano quasi intenti a copulare, così da non far etichettare ulteriormente Max come il vergine che ha acceso la candela, perché doveva essere vergine e infatti lo era,
decidono di trovare un rimedio per la maledizione di Takeri. Ma così facendo aprono il libro, il quale invia un segnale nel cielo, manco fosse quello di Batman, facendo rintracciare la casa alle tre streghe risuscitate, le quali arrivano a casa loro, rapiscono Dani, il gatto e il libro e decidono di attirare a sé, sento cantare Sara, tutti i bambini di Salem. Allison e Max, furbi, come sono, vanno alla casa delle Sanderson e illudono le streghe che ci sia l'ora solare, semplicemente accendendo i fanali abbaglianti. Manca tipo un'ora dall'alba, perché sono piene di bambini alla loro porta e potrebbero anche fare la pozione e dissennarne qualcuno. Solo che decidono di inseguire Dani perché semplicemente ha insultato Winifred. Furbe anche loro. Questi tre figlioli allora vanno al cimitero dove non possono camminare. E quindi tornano nuovamente con le scope. E in vari attacchi, Winifred rapisce Dani con la scopa. E in questo modo Max beve la pozione, così che in quel poco tempo che rimane, lui possa essere dissennato. In questo modo Sara e Mary finiscono in cielo con un inganno. E Winifred, per sbaglio, cade sul cimitero e diventa una statua. Il sole sorge e muoiono. In questo modo si rompe anche la maledizione di Thackeray, che finalmente si scongiunge con la vita.